Due, vabbè. Allora, punto numero due. Sentenza Tribunale Civile di Benevento, sezione seconda, numero 1729-2021, riconoscimento legittimità debiti puri bilancio, ex articolo 194 al testo unico enti locali, provvedimenti, relaziona il consigliere Tammaro. Buonasera. Allora, il comune di Solobarca è stato il 2 settembre del 2019 condannato al pagamento di una somma dovuta alla Irpinia Global Service di Cervinara, delle somme arretrate dovute dal servizio di raccolta rifiuti, cioè la Irpinia Global Service erroneamente aveva emesso delle fatture con l'importo in realtà che doveva essere solo rimponibile, ma come se fosse comprensivo di IVA. E invece, quando poi si è ravveduta di questo, errore, la ditta ha richiesto al comune il pagamento di questa differenza. Comunque è meglio che la leggo, così magari siamo tutti quanti. La società cooperativa Irpinia Global Service, con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2018 per mezzo della propria legale, avvocato Monica Marro, chiamava in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Benevento il comune di Solopaga per il riconoscimento della somma di euro 36.833 euro, oltre a interessi dalla domanda al soddisfo, per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto RSU per il periodo dal 31 agosto 2014 al 30 giugno 2017, in relazione a dichiarati errori di calcolo nella determinazione dei corrispettivi dovuti. La Giunta Comunale, con deliberazione numero 81 del 24 ottobre 2018, alla luce delle risultanze degli atti di ufficio e delle determinazioni assunte dal competente responsabile di area, autorizzava il sindaco alla resistenza in giudizio, con facoltà di conferire mandato per la difesa degli interessi dell'ente nella vertenza all'avvocato Giuliano Arillo del Foro di Benevento. Con deliberazione del commissario straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. Con deliberazione del commissario straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 in data 4/1/2021. Rilevato che in data 2 settembre 2021 è stata emessa al Tribunale Ordinario di Benevento, seconda sezione civile, la sentenza esecutiva numero 1729-2021, che ha definito questa controversia tra l'Irpinia Global Service ed il Comune di Solopaga così statuendo: il Tribunale di Benevento definitivamente pronuncia sulla domanda proposta da Irpinia Global Service un atto di citazione notificato in data 1/6/2018 in cui il Comune di Solopaga in persona del sindaco pro tempore, così provvede, accoglie la domanda e per l'effetto condanna il comune di Solopaga in persona del sindaco al pagamento in favore della suddetta cooperativa della somma di euro 34.470 oltre IVA, oltre interessi alla domanda. Condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300 per la fase di studio, euro 900 per la fase produttiva, euro 2.200 per la fase istruttoria, euro 1.620 per la fase decisionale, oltre spese di CTU, rimborso forfettario, eccetera, eccetera. In data 14/10/2021 la sentenza predetta è stata notificata a questo comune da parte delegata e rappresentante della società cooperativa Irpinia Global Service, riassunta al protocollo dell'ente, che alla data del 30/11/2021 il debito da riconoscere e finanziare risulta essere di euro 48.625, che questa è la somma comprensiva di tutti quanti gli interessi e gli oneri, come dalla nota allegata. Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo quarto del TUE, in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla legge, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il famoso articolo 194 del TUE che viene qui citato, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, con eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui è l'articolo 2041, cioè del Codice Civile. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione numero 11/2006, ha precisato che il riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'articolo 194 del TUE è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori e dei funzionari. Nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito.
La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario. In buona sostanza, quello che viene richiamato qui nella delibera è il fatto che noi, il debito fuori bilancio, essendo frutto di sentenza di tribunale civile, in questo caso, il Consiglio Comunale non può fare che accettarlo e approvarlo facendo, espletando la sua funzione nel trovare le risorse per pagarlo. Possono essere contratti mutui. Nel nostro caso noi non abbiamo avuto bisogno di contrarre mutui perché abbiamo reperito le risorse in bilancio, quindi abbiamo stornato, adesso la riassumo un po' perché non è molto lunga, poi ovviamente ci saranno gli interventi, gli altri li abbiamo letti tutti quanti, quindi non c'è bisogno di che adesso leggo proprio tutti, però per arrivare alla definizione noi abbiamo un fondo contenzioso accantonato per il 2020 di 40.000 euro, quindi abbiamo stornato 14.500 euro dal fondo contenzioso e i rimanenti 34.000 euro sono stati stornati da risorse finanziarie appostate in bilancio sui capitoli 1748 e 1752. Sono capitoli destinati proprio per la gestione delle spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Quindi sono fondi inerenti il citato giudizio. Quindi in base a questa ricostruzione riassuntiva che ho fatto per esemplificazione, perché qua sono state richiamate molte cose che adesso non sono, sono tutte quante giurisprudenze in merito, il fatto diciamo è stato bene o male esplicitato, quindi io in nome e per conto del gruppo di maggioranza chiedo al Consiglio Comunale di approvare questo debito fuori bilancio per questa sentenza del Tribunale di Palermo. Vabbè, ho finito. Mi chiede la parola. Prego. Allora, cercherò di essere breve perché onestamente è stata fatta una bella analisi con tanta professionalità da parte del consigliere Tammaro, che sicuramente con i numeri è molto più bravo di me. Però io e insieme agli amici del mio gruppo non possiamo esimerci dal fare qualche breve considerazione, ma non è un'ottica contro qualcuno, proprio in un'ottica di collaborazione per bene amministrare le risorse di questa piccola comunità. Cerco di spiegare, la materia è assai complessa perché ci troviamo ovviamente nell'ambito di un quadro circoscritto che è quello di un contratto di appalto, ci troviamo nella gestione di un contratto di appalto che serve al servizio dei rifiuti e quindi della raccolta dei rifiuti. Quindi io mi pongo una domanda molto seria, nel senso che com'è possibile che oggi ci troviamo a ragionare di un debito fuori bilancio? Perché conosciamo tutti, lo spero, comunque ne abbiamo sentito parlare, del noto principio, segretario, della copertura dei costi. Quindi come mai ci troviamo fuori bilancio a cercare altri capitoli? E come mai ci incamminiamo in un contenzioso che poi ci vede soccombente con successivi pagamenti di spese, oneri, tasse di registrazione, impiego di risorse comunali per varare delibere? Allora io penso che c'è la necessità di provare a gestire meglio quelle che sono le risorse economiche e c'è la necessità di sottolineare in maniera molto ferma e veramente molto ferma, che non è che l'illustrazione è stata bellissima quella del consigliere, del collega consigliere Tammaro, però c'è da dire una cosa, che quando ci troviamo al cospetto di un debito fuori bilancio ci troviamo, colleghi consiglieri, in una situazione patologica, non è che la possiamo far passare come qualcosa di fisiologico. Se prendiamo un medicinale significa che siamo ammalati, molto probabilmente, non è che stiamo facendo una sperimentazione. Ora c'è anche da dire che la delibera, lo schema che ho trovato negli atti, sono venuto 4-5 volte, poi ho chiesto agli uffici una maggiore collaborazione,
mi è stato detto la prossima volta ci attrezziamo meglio per recuperare gli atti, ma nella delibera, così come è strutturata, non so chi l'ha predisposta, c'è scritto da una parte che noi riconosciamo il debito pure in bilancio, poi dice che questo riconoscimento avviene senza pregiudizio per l'eventuale azione di impugnativa della sentenza. Allora noi riconosciamo il debito della sentenza, però la abbiamo intenzione eventualmente di impugnarla. Quindi questo debito noi lo riconosciamo oppure no? O lo riconosciamo il debito, però facciamo l'impugnazione, perché poi ovviamente il legale della controparte, a cui faremo appello, ci porterà il signor giudice, questi l'hanno riconosciuto il debito. Quindi mettiamoci d'accordo anche su questo, troviamo una forma giusta alla adozione del debito. E una cosa che io voglio ripetere, sottolineare, io quello che noi chiediamo come gruppo di minoranza consiliare è quello di fare una maggiore attenzione all'utilizzo delle risorse e questo soprattutto a tutela della comunità amministrata. E mi concludo. Chi altro gli dà la parola? Vuoi la replica oppure parla? No, volevo... stavo cercando quel passaggio che aveva citato il consigliere Aceto, cioè... Allora, punto 2, pagina 5 di 6. Punto... Ah, ecco qua. Dalle altre c'è... Cioè... Sì, vabbè, queste qua sono... Un altro perché troviamo contraddizioni interne, sennò. No, non c'è nessuna contraddizione interna. Cioè, queste qua sono le formule che si utilizzano quando si fanno le delibere, che comunque quando si... In generale, quando c'è un atto, un debito fuori bilancio per sentenza, ci sono delle volte in cui c'è la sospensiva, voi siete avvocato, quindi io non posso insegnare a voi il vostro mestiere, ci sono delle volte in cui bisogna procedere a pagare e delle volte in cui il pagamento può essere sospeso, questo qua non lo decide l'ente, lo decide il tribunale, quindi ovviamente ci sono tutte quante queste che sono le previsioni di legge che sono richiamate in delibera, che magari nel fatto di specie, ecco, siccome credo l'amministrazione non ha deciso di proporre appello, forse nel caso di specie questa delibera voi non la vedete congrua, perché nel caso di specie il comune non ha ancora deciso allo stato attuale di fare appello, allo stato attuale il comune ha deciso di procedere al pagamento, anche perché ci si è resi conto che si è trattato effettivamente di una questione che evidentemente riguarda un errore di fatturazione. Io adesso, quando si sono verificati questi fatti, io non facevo parte della regione, quindi non le ho pagate la cittadinanza del Roma, perché poi il bilancio è fatto, chi l'ha fatto questo errore? No, ma non l'ha fatto nessuno, ma parlo dei cittadini. Credo che l'ha fatto la ditta. No, sono soldi che comunque bisognava pagare. Cioè, non si è pagati, la ditta inizialmente diciamo che ci ha fatto quasi un favore, volontariamente. Poi quando si è accorta dell'errore, la ditta poi ha chiesto il rimborso, che il comune, senza andare in giudizio, per un certo periodo ha anche riconosciuto senza andare in giudizio. Poi dopo che si è rinnovata la convenzione, c'è stato credo che ci sia stato un fraintendimento tra il comune e la ditta, perché nel rinnovare la convenzione le condizioni dovevano essere diverse, però poi la ditta a un certo punto ha ricorso in giudizio dicendo no, però quando c'è il rinnovo dell'appalto senza una nuova gara e senza modificare il contratto, le condizioni sono quelle di prima, quindi io adesso voglio essere soddisfatto per le condizioni di prima, non lo voglio sapere che voi adesso ritenete che il prezzo debba essere IVA inclusa, io mi rifaccio alla legge e giustamente ognuno di noi si rifà alla legge, quindi dalla ditta a tutto le legge. Io anche su questo mi preoccupo, perché se noi parliamo di legge, scusa, fate parlare, ma lui aveva la delega, fate parlare al consigliere. Se ha riconosciuto prima che c'era l'errore sulle fatture, chi l'ha riconosciuto prima? Là, tu eri delegato, tu lo sai bene, no, ma lo devi conoscere, i fatti li so marginalmente io, perché non ci stavo quando hanno fatto il rinnovo non ero presente quando hanno fatto il rinnovo del contratto. Se è stato riconosciuto che c'era un errore di pagamento prima ed è stato portato la proroga, è stata fatta con le stesse condizioni di prima, era normale che si era riconosce pure l'errore di prima, no? Questo non lo so, cioè, vabbè, non essere presente, io non lo so. Buonasera a tutti, al Presidente, all'intero Consiglio e agli assessori.
Vorrei dire solo due parole sul tema, non entrando nel merito, ma entrando sui tempi. Stiamo parlando di un'azione maturata oggi, ma che riprende lavori da parte di una ditta in mano alla nostra passata amministrazione, non quella attuale. Quindi la passata amministrazione, retta dal sindaco Forgione, ha trovato questa problematica e, ripeto, i lavori riguardavano l'amministrazione Santo Anastasio. Vorrei chiarire un poco anche il concetto che si diceva prima: i consiglieri ci sono o non ci sono. Il sindaco è pro tempore, quindi non è che devo spiegare io a che cosa significa pro tempore, significa che oggi ci sto io, prima c'era un altro, domani ci sarà un altro ancora. Ma non significa che le problematiche di una passata amministrazione, perché l'Irpinia Global Service era la ditta affidataria dei rifiuti in mano all'amministrazione Santo Anastasio. Senza colpevolizzare nessuno, dalle carte che io conosco però, non significa che io non possa e non debba prendere le problematiche di chi mi ha preceduto, come quando diventai sindaco io non presi le problematiche di Claudio Malgieri 20 anni fa, è una cosa ovvia. Ci ho detto, probabilmente il contratto aveva, da quello che io ricordo, delle ombre, c'era qualcosa che non era ben comprensibile, l'impresa non aveva chiesto l'IVA sulle fatture, quindi oggi l'ente si trova a dover pagare un qualcosa che probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe dovuto pagare prima. Allora, essendoci delle ombre, l'amministrazione passata sull'Irpinia Global Service ha ritenuto opportuno non accettare di pagare subito e di fare praticamente di costituirsi. E siamo stati chiamati in giudizio. Non mi ricordo nemmeno se c'era la richiesta all'epoca della Global Service. Sicuramente sì, per poi ha fatto giudizio. Quindi oggi c'è la sentenza e non la applichiamo. Volevo poi appellarmi all'invito che mi faceva il consigliere Ceto, faceva a noi tutti, di guardare, di non spendere soldi in bilancio. Benissimo, noi per grazia di Dio nella passata amministrazione ed oggi non siamo strutturalmente deficitari, cioè il nostro bilancio è sano, ciò ha consentito di poter soddisfare questi debiti con i fondi del bilancio, senza dover fortunatamente ricorrere a dei mutui. Chi vive un po' di amministrazione, chi sa di amministrazione, sa bene che nei comuni e negli enti sovracomunali, probabilmente il mio delegato, ex delegato Stanzione, quando è andato in consiglio comunale, in comunità montana, la maggioranza si è trovata a dover approvare dei debiti fuori bilancio, probabilmente non con i fondi del bilancio della comunità, ma facendo debiti. Noi, e lo dico a voce alta, poiché riteniamo di aver gestito le finanze del nostro comune in una maniera corretta, oggi proprio per questo possiamo pagare non facendo il mutuo. Quindi l'invito è colto, continueremo noi a fare quello che abbiamo fatto, cioè a tenere saldi i borsoni e le corde della borsa, e quindi praticamente oggi non possiamo non fare questo riconoscimento. È un obbligo di legge. Ci tenevo a dire che la vicenda è vecchia e che per grazia di Dio il bilancio oggi ci consente di fare questo. Tutto qua. Grazie Presidente. Va bene. Io volevo solo brevemente aggiungere, perché dopo l'interessante intervento anche del sindaco, devo dire, ho fatto un breve calcolo. Io con i numeri non sono bravo, non sono bravo come tanto è commerciale, io non sono bravo. Però ho fatto col calcolo con questi programmi che si usano online. Ho messo 36.833,28. Li ho calcolati gli interessi moratori fino ad oggi, perché tanti dice questo debito, noi un debito comunque dobbiamo pagare, c'è il consiglio tanto. Il dottore dice un debito comunque dobbiamo pagare. Noi pagandolo stasera, se noi paghiamo stasera questo debito, ci stanno la bellezza di 9.728 euro di interessi. Io perciò vi invitavo, ci stiamo bene sulla seduta. Oltre alle spese legali. Oltre a tutte le spese legali del nostro avvocato dell'ente comunale e del legale di controparte. Cioè non è un po' che ce ne un dubbio.
se fossimo in grado di essere giudici, allora, noi lo vedremmo, ma noi non siamo giudici, vabbè, siamo amministratori. Io non sono magistrato. Passiamo alla votazione allora. Favorevoli? Papà o per il figlio? Per il figlio? Errare una volta sì, per separare il diavolo. Contrari? A salute? Contrari. Quindi contrari qua? Parlo. Sì, sì. Ci siamo distratti da padre e figlio. Ordinanza del Tribunale Ordinario di Benevento, ex articolo.